pesca malamut di un anno all'incirca, che purtroppo lo scorso febbraio, verso metà febbraio, ha avuto un incendio a casa sua e ha perso tutto. C'era anche Nala all'interno della casa, evacuata il 15 febbraio scorso a Villa Betti, nel comune di Pesaro. L'appartamento, dopo l'incendio che aveva divorato il tetto in legno, è ancora inagibile. Lei ne era uscita illesa insieme ai suoi padroni, una famiglia di 5 persone composta da mamma e papà con 2 figli e la nonna. Il fatto era accaduto intorno alle 11.30, quando il fuoco era divampato dalla canna fumaria, poi aveva attecchito sull'abitazione, bruciando sia la copertura che i rivestimenti. Nessuno era rimasto intossicato, ma i danni provocati alla casa sono ingenti, compresi quelli ai solai sottostanti. 3 giorni dopo, la famiglia aveva deciso di affidare Nala alla dog sitter Saradis, che oggi ha deciso di lanciare un appello per la sua nuova amica a 4 zampe, rimasta senza cuccia e senza giochi. A casa mia non le manca niente, a tutto. Ai giochi, può giocare insieme agli altri, però l'idea era di che quando tornasse a casa di non pesare sui suoi genitori umani. È successo un incendio molto importante, che ha bruciato tutto il tetto, fortunatamente sono riusciti a uscire tutti, Nala non era sola e quindi l'hanno subito portata in salvo, però ci vorrà parecchio tempo prima che si ricostruisce la casa. Lei sarà ospite a casa mia, perché mi hanno contattato un'associazione qualche giorno dopo chiedendo disperato aiuto per Nala, perché la vedete molto molto tranquilla, ma è molto birichina questo cagnolino, come giustamente è la sua razza, e in più è anche una cucciolona. No, non è vero, scusa, hai ragione. Lei giustamente si lamenta. La raccolta fondi verrà effettuata tramite social e sul profilo di Saradis verranno pubblicati tutti i dettagli, compreso il conto corrente aperto per l'occasione. In più c'è una piccola sorpresa in questo bel panciotto, ci sono dei cuccioli molto probabilmente. Adesso a breve avremo l'ecografia, mi sono ovviamente offerta di occuparmene io per quanto riguarda anche l'adozione, che è un po' di anni che mi occupo di cani che hanno problemi o comunque cucciolate sparse nell'Italia con staffette eccetera che hanno bisogno di adozione. I cuccioli verranno ovviamente regalati a persone che sono in grado di gestire questi cagnoni, che sono un pochino impegnativi e hanno bisogno di molto tempo per farli stare così tranquilli. E niente, in più nel mio centro, che è Doga Tolettatura, che è in via della Giustizia a Fano, c'è anche la raccolta per il canile del ragano, che non avendo fondi si autogestisce, e quindi c'è una raccolta di coperte o anche cibo, chi vuole portare, ovviamente chi può, e lì è un self-service, quindi troverete sempre aperto e chi vuole può andare a portare e lasciare delle cosine da regalare ai meno fortunati.